attimo caricare. Ci siamo. Allora, un ringrazio Elisa, e la relatrice è la professoressa Lidi Romagno Guidi. Come si legge? Zaguate. Zaguate. Lascio a te la parola. Sì. Allora, ci vediamo con un corto da riduzione, Zaguate, e faccio subito una piccola precisazione perché chiaramente il corpo principale della tesi è il corto animato. E è già capitato che altri studenti portassero tesi in un corto animato, ovviamente il grosso del lavoro finisce ovviamente lì. Per cui la parte di ricerca è quella che risulta magari meno sviluppata, ma proprio perché appunto è il corto quello che ci interessa principalmente. E su Elisa io devo dire che ha una dote, ha proprio una dote, che è quella di sapere come si racconta una storia. E, secondo me questa è una dote innata in molte persone, che lei ovviamente sta continuando a svilupparla, a raffinarla, però è proprio nelle sue corde. E se lei è già comunque un'autrice di fumetti di una certa maturità, e per lei questa era una nuova sfida, insomma, di provare a raccontare non con il fumetto come è più abituata a fare, ma attraverso il corto animato. E devo dire che l'ha fatto da subito con grande disinvoltura. Ricordo benissimo i primi schizzi, le prime bozze, gli storyboard, e subito si vedeva una grandissima maturità, una grandissima consapevolezza nella scelta anche proprio delle inquadrature. C'era già un ritmo anche solo da storyboard che poi ho ritrovato nel corto. E la costruzione dei personaggi, e ecco, tutte le promesse che c'erano a storyboard sono state mantenute, ed è uscito questo lavoro che secondo me è di grande qualità. E, il musicista anche, mi sembra che è presente, Babu, giusto? Che ovviamente ha dato un contributo finale, perché comunque sappiamo quanto conti anche l'aspetto sound design, l'aspetto musicale in un corto animato fondamentale, e basta, tutto qua, lascio la parola. Beh, intanto ringrazio la professoressa Guidi per l'ottima introduzione che mi ha scaldato il cuore. E niente, parto dicendo che zaguate è una parola nello spagnolo del Costa Rica usata per indicare un cane di strada, randagio, non appartenente a nessuna razza, quindi meticcio. Ed è appunto il titolo che ho scelto per la mia tesi, che consiste, come ha detto la professoressa Bidi, in un corpo principale che è costituito dall'animazione, e una tesi di accompagnamento scritta, dove io ho cercato di esporre motivazioni per cui ho scelto questo progetto, questo linguaggio e come ho scelto di svilupparlo, e anche alcune riflessioni che sono maturate prima, durante e alla fine di questa lavorazione. E il corto ha una lunghezza di 3 minuti e 10 secondi, è composto da 1520 frame, e con un frame rate, cioè una frequenza di frame al secondo, che varia dagli 8 ai 12 frame al secondo. E quindi appunto stiamo sul passo 3, passo 2, scegliendo appunto in alcune scene un frame rate più basso, in altre che magari necessitavano di avere una resa più fluida, un frame rate più alto. E io ho scelto di mettere in questa storia, raccontata tramite il linguaggio dell'animazione, l'argomento della solitudine e del senso di inadeguatezza rispetto alla società e della natura come diciamo soluzione di questo malessere. Però un altro argomento che secondo me sono riuscita ad inserire in questo corto è la ricerca dell'identità, che poi secondo me è anche un po' il percorso che ho fatto come illustratrice durante questo biennio, perché appunto arrivando alla parte conclusiva del percorso scolastico da illustratrice ho voluto fare una ricerca su quello che fosse
quella che fosse la mia identità, quindi il mio punto di vista, capirlo meglio, il linguaggio che mi è più affine e quindi cercare anche di fare una crescita in questo senso. E quindi mi è piaciuto che comunque questo progetto fosse coerente con la conclusione del mio percorso. Passando poi a dare velocemente indicazioni sulla trama, il corto è caratterizzato da un protagonista, che è sempre lo stesso, che è un cane antropomorfo, non meglio identificato, che possiamo chiamare Bobby. Così. Il protagonista vive in una società sempre di cani antropomorfi, divisa in classi, dove le classi sociali più alte sono occupate dai cani di razza, che appunto sono identificabili per i loro connotati tipici della razza a cui appartengono, e poi perché tutti portano al collo un collare con una medaglietta con la scritta pedigree. E, nella parte più bassa della società ci sono i cani come protagonista, quindi i meticci, che sono gli zaguates appunto, e, che non hanno nessuna identificazione fisica, non portano nessuna medaglietta e appunto sono considerati la parte bassa della società. E il protagonista, pur consapevole di far parte della classe più inferiore della società, vuole distaccarsi, trovandosi comunque sentendosi in difetto rispetto alla parte più alta della società, perché comunque non è un cane di razza e non ha l'aspetto di un cane di razza, soprattutto non ha il collare con la medaglietta, e quindi alla fine non trova in nessuna delle due classi comunque quello in cui l'ambiente in cui si sente meglio inserito, trovando invece nella fuga nella natura, nella solitudine, negli spazi ideali dove sentirsi se stesso e ritrovare la propria identità. Ok, a questo punto esco e vorrei portare il video. Luci. Allora, ho fatto giusto? No, adesso sì. Questo? A no. Destra? Quello. Ok, no. E invece no. Eccolo qua. Ok. Thank you.
Ok. Torniamo un attimo alla presentazione. Ok. Lisa, presentazione in basso, per ultimo, giusto? Grazie. Allora, passerei a raccontare molto brevemente i passaggi per la realizzazione del corto, a partire appunto dalla stesura di un velocissimo soggetto, perché comunque avevo già in testa le immagini, e c'è stato lo sviluppo di uno storyboard dove ho deciso principalmente le inquadrature, quindi la regia delle varie scene, e soprattutto io mi sono anche appuntata il significato che volevo dare appunto alle varie inquadrature, alle varie scene. Sono passata poi a realizzare quello che per me era un animati, che poi la professoressa Guidi mi ha precisato che era una via di mezzo fra un guideline sì. Animatic, perché era non abbastanza fluido da essere definitivo, ma abbastanza dettagliato da poter essere quindi un animatic, che è una sorta di bozza dell'animazione disegnata in maniera un po' più grezza, che mi è servita per decidere i tempi delle varie scene, le pause, e riuscire a già creare un po' l'atmosfera che volevo dare. E qua vediamo appunto la versione grezza dell'animazione, per poi passare al trattamento delle immagini in maniera definitiva con la tecnica della pittura digitale, che simula un po' il tratto che ho quando disegno in maniera più spontanea con il brush piena china, e dove poi nel trattamento finale ho anche aggiunto i frame per rendere più fluida l'animazione, ottenendo appunto questo risultato finale che abbiamo appena visto. E in ultimo volevo citare due principali spunti che sono stati anche fondamentali per la realizzazione di questo lavoro. Il libro di Sally Muir, illustratrice e pittrice, Ad Ode Day, è un progetto interessante perché comunque sono 365 giorni, appunto come dice il titolo del libro, di ritratti di cani, ovvero l'illustratrice ogni giorno ritraeva un cane. E il risultato era che comunque i disegni erano molto freschi, pur essendo molto espressivi, erano comunque veloci, perché uno al giorno richiedeva una tecnica un po' più sbrigativa, ma comunque molto efficace. E guardare le immagini di questo libro mi ha aiutato un po' a cercare una sintesi per anche ridurre la mole di lavoro, che comunque era cospicua. E poi volevo citare l'animatore Borgering, che invece è stato di ispirazione, perché comunque è stato un animatore che ha sia lavorato come storyboard artist per la Disney, ma soprattutto ha vinto dei premi realizzando in maniera autoprodotta, proprio completamente arrangiata, delle animazioni. Cioè, era anche musicista, quindi ha curato sia la parte visiva che la parte musicale, ottenendo comunque dei corti molto belli. E poi ho messo le immagini di Oh My Darling e di Anna e Bella, che sono anche reperibili su YouTube, e le consiglio molto. E quindi mi ha un po' ispirato, perché insomma, mi ha motivato a darmi da fare per questo lavoro, che era una sfida, come ha detto la professoressa Guidi. E in ultimo volevo parlare della parte sonora, per cui appunto mi ha aiutato Babu, illustratore, musicista, motion designer, in cui c'è stato, mi ha dato appunto la possibilità di provare qualcosa di nuovo, che era tentare di tradurre le mie idee in un linguaggio che era quello del suono, della musica, che non mi era mai capitato di fare, ma che comunque mi ha portato ad un risultato soddisfacente. E anche c'è stato un cameo di Nefasto, che mi ha dato una mano a rifinire alcuni aspetti come l'equalizzazione, quindi è stato un bel lavoro di squadra. E niente, poi mi voglio ringraziare. Qualcosa su come è stato lavorare al progetto pensando a un fumetto e invece ragionando su un corto animato, un po' come si è arrivato al progetto proprio.
Allora, l'esperienza del fumetto sicuramente mi ha aiutato, perché comunque nel fumetto c'è già un po' uno studio della regia. Però comunque è stato interessante perché c'è stato un passaggio da espansione temporale intesa come spazio, perché appunto nel fumetto la espansione temporale viene data principalmente dalla distribuzione che si sceglie di dare alle vignette in senso di spazio. E qui invece con l'animazione è diventato più una scansione proprio di tempo. E, inizialmente mi ha dato appunto una sicurezza per già una base come quella del fumetto, poi però mi sono scontrata con una cosa nuova che era appunto capire le pause necessarie. E, che all'inizio, le prime versioni dell'animazione, io pensavo di aver dato anche troppo tempo alle varie scene, e invece erano molto veloci, no? E quindi il fumetto sì, mi ha aiutato, è stato di base, perché comunque la regia mi piace, l'ho già un po' sviluppata, però mi ha lasciato scoperto questo aspetto appunto della espansione temporale. Bene, come per il lettering. Ah, grazie. Anche questo è, diciamo, fatto un po' a brush pen. Dai, sì, questo. Sì, ho scelto, diciamo, la tecnica che era quella con cui mi sentivo più a mio agio. Sì, sì, ma sì, mi dice molto bene. Grazie. Andiamo. Dai. Ciao. Elisa? In qualità di presidente di questa commissione ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica, editoriale, indirizzo e illustrazione con la valutazione di 110 su 110 con lode. Dell'animazione e per aver saputo raccontare in 3 minuti e mezzo una storia intima e allo stesso tempo universale.